Buona visione da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di fatti e dintorni in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Ovviamente diamo spazio anche alla politica, un po' anche forse per distrarci da insomma, un'epidemia che in qualche modo ci tocca da vicino e da lontano. Oggi in questa puntata di speciale fatti e dintorni, perché andiamo in onda in diretta, ma poi la rivedrete ovviamente nei consueti orari a cui già siete abituati, diamo spazio anche a coloro che in qualche modo devono e vogliono rispondere a quanto dichiarato, detto dalla sindaca lunedì scorso nella mia trasmissione sempre in diretta, ma in generale per raccontare e per capire quali possono essere i progetti reali futuri per una città come quella di Battipaglia, che rappresenta sicuramente una delle città più importanti della provincia di Salerno e che tra pochi mesi andrà, come ben sapete, al voto. In questa puntata con me ci sarà nella prima parte Vincenzo Inverso, coordinatore del Comune di Battipaglia per quanto riguarda Italia Viva, benvenuto. Ben ritrovati a voi e ai vostri telespettatori. E poi avremo nella seconda parte invece l'architetto Brunello Di Cunzolo, anche lui molto atteso. Allora, però partiamo da innanzitutto, Enzo, volevo una tua considerazione su quanto sta accadendo in generale. Battipaglia sta rispondendo bene, le persone stanno accettando anche la zona rossa, secondo te si stanno facendo controlli, insomma. Ma una tua idea rispetto alla questione Covid a Battipaglia? Il momento è difficilissimo per tutti. A Battipaglia in modo particolare sono accadute alcune cose che noi stiamo cercando insomma di completare, perché purtroppo sono incomplete, e mi riferisco nel merito del Covid a Lusca, la quale praticamente si insedia ma non porta con sé la macchina che processa i tamponi. Un vulnus enorme, la gente comunque va a fare il tampone, però poi aspetta 7, 8, 10 giorni per avere l'esito, quindi praticamente non abbiamo risolto il problema. E stiamo cercando da questo punto di vista, come Italia Viva, avendo anche delle competenze regionali in merito, perché ricordo che il Presidente della Commissione Sanità è un consigliere regionale di Italia Viva, cercando di accelerare quanto più possibile per portare in città questa macchina, o almeno per trovare una soluzione al processo dei tamponi in modo rapido e veloce, in modo tale che i cittadini di Battipaglia possano avere immediatamente il risultato. Premesso che la città di Battipaglia, essendo una città capofila con oltre 50.000 abitanti, deve avere di diritto questa macchina e deve essere in grado di poter fare i tamponi e processarli da sola. Ricordiamolo che in questo momento vengono processati in genere, penso, l'area di massima ad Eboli, quelli di Battipaglia. Sì, però Eboli ha una macchina che fa 1.000 tamponi al giorno, arriva tutta la provincia di Salerno e Battipaglia insomma va in coda come gli altri, quindi Lusca finisce nel mare magnum di tutto il resto del mondo. Allora, intanto vi ricordo che siamo in diretta e quindi potete anche commentare, scrivere, anzi approfitto per salutare Yolanda Bassi che ci dà il buon pomeriggio, quindi noi siamo qui, quindi se avete considerazioni da fare ovviamente questo è il momento giusto. Allora Enzo, sicuramente è un periodo particolare, l'abbiamo detto, e ci avviamo verso un'amministrazione comunque nuova, che sia la sindaca che non la sia, sarà comunque un'amministrazione nuova.
Come stai vedendo questa campagna elettorale, in questo, anche con numeri anche abbastanza importanti di candidati a sindaco? Spiegaci anche la posizione di Italia Viva in questo contesto. Ma la posizione di Italia Viva è quella che noi abbiamo dichiarato praticamente all'inizio di questa nuova avventura e soprattutto all'atto della nomina del sottoscritto come coordinatore cittadino di Italia Viva Battipaglia, che è quella lì di cercare di mantenere quanto più è possibile da un lato percorribile l'unità della coalizione che ha vinto le elezioni regionali, che per noi è un valore, e dall'altro lato il progetto politico-amministrativo alternativo a questa amministrazione. Però c'è un fatto in premessa che a me non piace e che è stato in qualche modo sdoganato dall'attuale sindaca, la quale da questa rete, da questa poltrona, ha iniziato una campagna elettorale, voglio dire, imperniata sul vettimismo. Quindi innanzitutto dobbiamo dire alla sindaca che da oggi in poi non può sparare nel mucchio, quindi deve cominciare a fare i nomi, i cognomi, e deve soprattutto rivolgersi a chi propone un progetto alternativo con la giusta dignità e il rispetto che meritano, distinguendo le storie, le persone, i programmi e i progetti che ci sono, perché lei ha detto che non ci sono né programmi né progetti. Io dopo dirò i nostri per questa città, quelli che si sono ulteriormente aggiunti causa il degrado e il fallimento di 5 anni di non amministrazione di questa città. E poi, se mi consenti, un tema che sta molto al cuore a noi di Italia Viva, che abbiamo come regolamento statutario la divisione del partito e i ruoli al 50% delle donne, questo dichiarare l'avversità verso una sindaca donna. Noi siamo i primi che rispettiamo le donne, siamo i primi che tuteliamo le donne, siamo i primi che avvertono la necessità del grande valore aggiunto che le donne rappresentano nella società e a Battipaglia. Quindi e non dici per che questo, quello che ha detto la sindaca rispetto a questo al vittimismo fatto di essere donna, sono state proprio molte donne a chiamarci e a chiederci di sgombrare il campo da questo modo di fare politica che non rispecchia i valori della classe dirigente e politica del nostro partito e di Battipaglia in generale. Allora, Enzo, e, sì, perdonami, concludo, perché poi non voglio parlare più dell'amministrazione francese, ma voglio parlare di idee e di progetti, su quelle idee, su quei progetti su cui mi aspetto dalla sindaca un confronto pubblico, diretto, dove vuole, quando vuole e con chi vuole. Io sono pronto. E lei stesso, scusami e concludo, che dalle colonne di un noto quotidiano stamattina apre la campagna elettorale in modo indecoroso: dal 2021 meno tasse e assunzioni in comune. La domanda sarebbe: hai avuto 5 anni, tutto il tempo di questo mondo, tutte le maggioranze di questo mondo, perché non l'hai fatto? Perché non l'ha fatto? Ma non l'ha fatto perché non è credibile, perché anche quando dice che è rimasta da sola contro tutti, chi è causa dei suoi mali? Pianga se stesso. È lei che ha abbandonato, ha messo da parte, ha estromesso, ha cacciato tutti quelli con cui aveva, come dire, costruito questo progetto che doveva essere il rinnovamento di Battipaglia, ma alla fine è stato il più grande fallimento di Battipaglia. Quindi deve spiegare lei perché con tante singole persone non è andata d'accordo, con tante singole energie, intelligenze, ora lasciamo stare le appartenenze, non ha saputo mettere in campo quello che aveva promesso. Deve spiegare questo nel merito, facendo i nomi e cognomi, non sparando nel mucchio e quindi accumulando tutto in una unica battuta o slogan elettorale, io contro tutti. No. Però lei sottolinea di essere riuscita a portare a termine un mandato intero, questo lo chiederò anche a Brunello dopo, un mandato intero, cosa che nella storia della città di Battipaglia, insomma, a memoria d'uomo non è stato fatto. Ma intanto bisognerebbe entrare nel merito e capire che si può portare a casa un mandato intero anche senza fare nulla, ed è quello che è accaduto a Battipaglia, con la complicità di una maggioranza, a volte minoranza in consiglio comunale, di consiglieri degnissimi, ma con un numero di preferenze che molto probabilmente non ritorneranno mai più in consiglio comunale.
Però il tema è più profondo, deve spiegare alla città le ragioni per cui quelli che gli hanno permesso di vincere. Perché io ricordo le dinamiche della campagna elettorale, perché sono stato candidato a sindaco, abbiamo preso il 5-8%, oltre 2.000 voti, durante il ballottaggio siamo rimasti equidistanti da lei e dall'altro candidato, perché rappresentavamo un modello diverso di governo e di idea e di progetti del paese. È lei che ha dilapidato un patrimonio di risorse e di energie, accantonandone per strada man mano che andava avanti. Ed oggi è una donna sola al comando. Lei però dice l'immobilismo è dovuto all'assenza in passato, cioè al fatto che non ci sono soldi, insomma, che il comune aveva milioni di debiti. Scusami, delle due una, o ci è o ci fa. Perché se tu, voglio dire, rivendichi di essere stata la più brava che sei arrivata fino alla fine, e poi nonostante sei arrivata fino alla fine, contro tutto e contro tutti, quindi man mano mettendo fuori quelli che ti creavano i problemi, e quindi avevi una maggioranza in consiglio comunale e uno in giunta, perché non l'hai fatto? Quindi, voglio dire, il racconto non è credibile. La sintesi di questa amministrazione è quello che sta arrivando oggi nelle case dei battipagliesi. L'avviso di pagamento sulla tassa comunale dei rifiuti, dove si chiede ai cittadini di Battipaglia un acconto prima del voto e poi si rimanda dopo il voto il conguaglio, il che vuol dire che dopo il voto, è perché la terza rata in scadenza è il 31 marzo 2021, a maggio andiamo al voto, quindi arriverà il conguaglio ai cittadini di Battipaglia dopo, riservando un regalo di una tassa che doveva essere in premessa in campagna elettorale ridotta, che non solo aumenta, ma oggi devo desumere che l'amministrazione di Battipaglia, che chiede l'acconto, non è in grado di stabilire e di definire qual è la tassa sui rifiuti che devono pagare i battipagliesi. Ma voglio dire, qui siamo all'assurdo, siamo al gioco delle tre carte e i battipagliesi devono valutare sui fatti. Io voglio che la valutazione venga fatta sui fatti dell'azione di un'amministrazione che è fallimentare. Quando lei parla di aver concluso il mandato e di essere stata la migliore, la più grande, le voglio ricordare, mi può dire un'opera pubblica di natura straordinaria che qualifica questa amministrazione, che sarà ricordata il giorno in cui scadranno i 5 anni dell'amministrazione francese? Un'opera di intervento straordinario. Ce n'è una, la conosco, l'ha fatto un imprenditore privato, è l'editore di questa televisione, che si chiama Don Ciccio Santese, che io ringrazio pubblicamente, che ha speso 6 milioni di euro per recuperare il Castelluccio e restituirlo alla fruibilità della cittadinanza. L'amministrazione aveva preso un impegno su quell'opera, doveva portare i servizi, la fognatura, la strada e l'acqua. Non ha mantenuto nessuno di questi tre impegni. Noi siamo andati da Don Ciccio a chiedere all'indomani del voto di realizzare lì sopra un progetto che chiameremo il Pincio di Battipaglia, il Belvedere di Battipaglia. E ancora una volta Don Ciccio si è messo a disposizione, dandoci la piena disponibilità per realizzare questa iniziativa, ma giustamente non ha potuto non segnalare che, a cospetto di un investimento privato di 6 milioni d'euro, non è stato realizzato nessun servizio dalla pubblica amministrazione. Allora, ci sono un po' di messaggi, però per me la cosa importante è che chiunque commenti abbia un volto e sia riconoscibile. In caso contrario, ovviamente, non leggo messaggi di chi non, presumibilmente è un fake o ha profili falsi. Invece tutti quanti gli altri, come ho fatto già in passato, vengono letti. I profili fake sono quelli che, secondo me, insomma, non devono essere considerati. Detto questo, per quanto riguarda, e questa è una verità, insomma, per quanto riguarda il Castelluccio in particolare, vabbè, noi ci siamo molto affezionati, come ci è affezionata l'intera cittadinanza, ed è giusto che l'intera cittadinanza ne goda, insomma, di questa struttura. Speriamo, insomma, che in futuro... No, ma è giusto e necessario che un'amministrazione pubblica seria, credibile, dia dei servizi, così come vengono dati a tanti altri imprenditori che investono sul
sul nostro territorio. Oltretutto un intervento sì di natura privata, ma con un forte appeal pubblico, di interesse pubblico, il simbolo della nostra città. Avremmo dovuto di corsa fare la strada, portare l'acqua e fare le fogne, cosa che non abbiamo fatto. Per quanto riguarda invece Italia Viva, voi avete fatto un incontro a livello politico con gli altri partiti presenti sul territorio, quindi parlo del PD, parlo del Partito Socialista, della coalizione ovviamente legata al PD del centro-sinistra, insomma avete raggiunto un accordo, insomma come si svilupperà? Perché la politica è un po' assente in città. E quindi sarebbe bello e sarebbe giusto, insomma, che si riprendessero un po' le fila. Ma intanto noi, come ho già avuto modo di dire, ma questo lo ripetiamo a tutti i livelli di partecipazione, siamo orientati verso un progetto politico in generale, ora nella fattispecie delle amministrative, di un progetto politico amministrativo che riguarda, insomma, il comune dove si va al voto. Nella fattispecie noi facciamo un ragionamento molto semplice di coalizione, soprattutto di metodo e soprattutto di stabilire i principi con cui bisogna lavorare insieme, lavorare bene e procedere. In provincia di Salerno vanno al voto 40 comuni. Di cui 5 sono quelli, diciamo, di maggiore interesse, che sono Salerno, Battipaglia, Eboli, Vallo della Lucania e Fisciano. E di questi 5, 3 sono i comuni al di sopra dei 50.000 abitanti, e che notoriamente il comune di Salerno, Battipaglia ed Eboli. Bene, noi per questi 3 comuni chiediamo che vi sia, come già è stato insediato, un tavolo che non solo tenga insieme la coalizione, il progetto politico amministrativo, ma sia di pari dignità per tutte le componenti. Per cui, poiché a noi non interessano gli uomini, ma interessa il progetto e la praticabilità democratica dello stare insieme e della riconosciuta dignità tra le parti, dopo si capirà a quale partito toccherà la responsabilità di esprimere il candidato a sindaco della coalizione. Quindi ci dovrebbe, in teoria, diciamo, nell'ipotesi migliore, ci dovrebbe essere un accordo con delle liste abbinate ai singoli partiti o delle liste civiche, insomma, ma in qualche modo si rifà. Assolutamente, da che mondo è mondo, chiunque, voglio dire, fa politica anche da molto tempo, diciamo, prima di noi, sa bene che nel momento in cui c'è una coalizione, c'è uno spirito di coalizione, e quindi i comuni saranno trattati partendo dalle visioni, dai progetti, dalle idee, e saranno poi praticamente rappresentati da degli uomini che andranno con pari dignità a rappresentare l'intera coalizione. Cioè, per essere brutali, se ci sono 5 comuni al voto e 3 sono di espressione del sindaco PD, gli altri 2, uno sarà di Italia Viva, l'altro sarà dei socialisti. Mi sembra la palissiana e un buon metodo per governare e stare insieme. Invece, per quanto riguarda il futuro della città di Battipaglia, quindi Italia Viva, che cosa ha in mente per la città? Però allora, parliamo di sviluppo. Allora, Italia Viva parte da un ragionamento molto semplice. Noi, perché le idee camminano sulle gambe degli uomini, abbiamo 5 anni fa presentato alla città un modello di idee e di progetto che l'abbiamo riassunto in 5 idee per 5 anni. Come dicevo all'inizio, attualmente ancora valide, anzi maggiormente urgenti, proprio perché è stato accumulato un quinquennio di ritardi e di fallimenti. Ricordo alla sindaca che noi parlammo anche all'epoca di una governance equa e solidale, cioè in un momento di difficoltà, e qui lancio un appello, stanno ancora in tempo, come questo avrebbero anche potuto immaginare una mensilità dei loro stipendi da devolvere alle categorie in difficoltà, parlo degli stipendi della giunta e della sindaca, così come noi avevamo proposto di non mettere le luminarie e di dare quei soldi ai commercianti in difficoltà. Ti devo leggere una domanda, perché sì. Quale sarà il tuo ruolo e quale le progettualità nelle prossime consultazioni elettorali, ci chiede
Yolanda? Cara Yolanda, il mio ruolo è quello di sempre, da uomo mediamente giovane impegnato in politica, mediamente giovane, è bellissimo. A servizio del partito e soprattutto a servizio delle idee, dei progetti che noi metteremo in campo, perché come dicevo la sintesi e le leadership non si impongono, emergono e devono rappresentare, ecco, nel migliore dei modi quello che è il progetto della coalizione, perché bisogna anche superare il concetto del meno peggio, ma bisogna pretendere il meglio per Battipaglia. E quindi dicevo, perché ci sono dei punti che devo toccare, no? Noi proponemmo il parco urbano del Castelluccio e del Tusciano, ecco, lo riprendiamo con la promessa all'imprenditore, l'editore di questa TV, che porteremo i servizi su quell'area, ma soprattutto che realizzeremo la pista biking e running dal centro di Battipaglia fino al mare, seguendo una delle due sponde del Tusciano. Un'opera semplicissima, per la quale per ben tre volte come gruppo abbiamo sottoposto all'amministrazione delle misure e dei finanziamenti per realizzarle. Per ben tre volte l'amministrazione francese ha fatto scadere i termini, non presentando nemmeno l'idea progetto. Parliamo di progetti concreti. Parliamo del progetto Investi a Battipaglia, per gli imprenditori che vengono a investire sul nostro territorio, per 5 anni tasse e tributi comunali pari a zero, in una misura proporzionale che va nella forma del 20% per ogni operaio assunto della città di Battipaglia. Creiamo sviluppo ed occupazione, perché la politica non può dare i posti di lavoro che dice la sindaca, assumiamo al comune. La politica crea le condizioni affinché gli imprenditori vengano ad investire sul nostro territorio e creano impresa, perché il lavoro e i posti di lavoro duraturo li crea l'impresa. Non è vero anche politica. Però, come dice Giuseppe Bonfrisco, che quando un comune è in riequilibrio può assumere? Il comune quando è in riequilibrio non può assumere, e quello che ha fatto la francese, che spolvera come unico tema quella di aver messo a posto i conti, l'avrebbe fatto chiunque, perché quella è un'indicazione della Corte dei Conti. Se non lo fai ti vengono a commissariare, quindi la francese non ha fatto niente di più e niente di meno di quello che gli ha detto di fare la Corte dei Conti, che avrebbe fatto qualsiasi sindaco. E quindi sfatiamo anche questo, che è l'unico tema di cui, voglio dire, lei parla, perché è l'unica cosa su cui sono stati costretti a farlo, tra l'altro. E quindi sentiamo anche Stefania Greco, che dice buon pomeriggio, un caro saluto a Enzo, un bacio affettoso, a me lo dico da sola, e quindi salutiamo anche Stefania Greco. E poi un grande progetto di marketing territoriale. Noi avevamo segnalato di voler realizzare un brand da dare a tutte le eccellenze del nostro territorio, al settore caseario, alla quarta gamma, alla filiera dell'agroalimentare, che fa ancora risplendere il nome di Battipaglia oltre i confini. Quindi fare una grande operazione di marketing territoriale. A voi sembra strano che all'uscita dell'autostrada di Battipaglia non vi sia un'indicazione che indichi Battipaglia come la capitale della mozzarella nel mondo? Non vi sia un'indicazione, una segnaletica che fa capire che a Battipaglia abbiamo il mare? Noi abbiamo turisti, e io ne approfitto solo per ricordarlo, nello svolgimento del compito di amministratore del Parco Nazionale del Cilento Valdiviano di Alburni, che escono a Battipaglia e non sanno che Battipaglia è una fascia costiera di 7-8 chilometri. Quindi questo grande progetto di marketing territoriale. E poi, scendendo lungo la 18, quello che la sindaca fa finta di non vedere e che ogni giorno cade a pezzi, che la sovrintendenza ha vincolato ma non tutela, e che lei, voglio dire, tratta come l'asino in mezzo ai buoi, e che l'ex ATI ora lo vuole vendere, forse lo vuole svendere con una rivalutazione al ribasso.
quello è l'unico asset dal punto di vista urbanistico, strategico per far rivivere questa città e creare lì dentro il più grosso centro produttivo, direzionale della Piana del Sele, dove allocare start-up, dove allocare iniziative di giovani professionisti, giovani imprenditori, su un asse viario, quello che è l'A18 di importanza fondamentale per tutta la provincia sud di Salerno. E quindi immediatamente la realizzazione attraverso uno strumento casomai che ci consente di attingere anche a dei fondi di investimento, di riqualificazione di quell'area che oggi è una discarica a cielo aperto, abusivamente occupata dalla società Alba Nuova che lì dentro non potrebbe stare a trattare i rifiuti, con dei capannoni pericolanti e che ogni giorno ne cade un pezzo. Da ultimo, a confine con il quartiere Taverna, delle fantastiche volte tutelate dalla sovrintendenza perché rappresentano una grande archeologia industriale, che sono cadute a pezzi e lei non è in grado su quell'area di immaginare un'idea di sviluppo, su quella struttura che rimane essere l'asset, secondo me, sul quale può rinascere, ecco, anche dal punto di vista urbanistico, l'idea di una battipaglia diversa all'ingresso dell'uscita autostradale. E da ultimo, battipaglia città europea, città green, come terminare dell'alta velocità. E proprio in queste ore io voglio ringraziare tutti quelli che si sono impegnati per far sì che tornasse a battipaglia l'alta velocità. Abbiamo denunciato notte e giorno lo scempio dei treni che venivano a sostare a battipaglia, ad essere puliti, a lasciare qui la spazzatura. Abbiamo scoperto che tra l'altro i treni che lasciavano la spazzatura a battipaglia la sera in stazione non conferivano al comune un euro per lo smaltimento dei loro rifiuti lasciati a battipaglia, quindi dell'alta velocità, ma non solo dell'alta velocità, dell'alta capacità che deve servire alle imprese per portare i propri prodotti sui mercati italiani del nord ma europei. È ancora un'opera fondamentale da fare assolutamente, perché oramai l'agglomerato industriale Eboli a Battipaglia è un unicum. Fare la Battipaglia sud, Eboli nord, uscita per il traffico veicolare pesante. Noi non possiamo tenere i camion che vanno allo Stir, che escono a questa uscita attuale e attraversano il centro cittadino, inquinando anche via via che arrivano all'impianto. Quindi un'altra opera strategica. La metropolitana leggera di superficie è fondamentale. Dire si fa l'aeroporto di Pontecagnano, ma mettere la metropolitana sull'asse Salerno-Pontecagnano non ha senso. Il capolinea deve essere Eboli e Battipaglia deve essere una fermata strategica, perché anche qui l'aeroporto, abbiamo degli usi civici, però usciamo fuori dall'aeroporto. Voglio ricordare alla sindaca, e qui lo dico perché chi conosce il mio curriculum sa, per aver avuto anche un trascorso durante una fase molto giovane, il periodo del militare, da pilota di aereo, il traffico velivolare di atterraggio all'aeroporto di Pontecagnano avviene tutto sulla città di Battipaglia, perché c'è una fase tecnica che i piloti conoscono che si chiama di sottovento, dove l'aereo si allinea con la pista per andare a atterrare controvento. Questa fase avviene tutta sulla città di Battipaglia e allora noi non dobbiamo opporci, perché dobbiamo essere contenti e favorire quel grande volano di sviluppo, ma abbiamo i terreni lì sul quale grava un uso civico nostro, abbiamo, voglio dire, l'incompensa di avere il traffico aereo sulla nostra città, noi invece di contare di più nel consorzio e di farci valere ne usciamo. Queste sono le idee, i progetti, questa è la visione che noi abbiamo di Battipaglia, egregia sindaca, al centro di quello che conta, al centro delle opere strategiche di questo territorio, non come oggi che veniamo bypassati e veniamo, voglio dire, poco considerati, o meglio, su ogni problema lo dobbiamo rincorrere, perché gli altri fanno le cose, poi ce le comunicano a cose fatte, o peggio ancora lo veniamo a sapere dalla stampa, e a quel punto impazziamo e rincorriamo le piazze, la regione, lo Stato, l'Europa. Non è così,
Non è così e questa è colpa nostra, perché abbiamo perso credibilità e perché, e concludo, non avendo avuto la forza di essere né carne né pesce, cara sindaca, ma di essere civici, di centrodestra, di centrosinistra, di tutti e di nessuno, oggi noi non siamo credibili, perché non c'è una filiera istituzionale, non c'è un progetto politico che ci contempla, ci rispetta e ci tutela. Grazie a Enzo Inverso, avremo modo chiaramente di incontrarci prossimamente, ma devo andare avanti con la trasmissione. Ci sono punti da sviluppare nei prossimi giorni? Ci sono dei passaggi importanti? Assolutamente ancora? Sì, noi come Italia Viva proprio domani il coordinamento provinciale comunicherà agli organi di stampa e quindi alla pubblica opinione il completamento del quadro organizzativo. Ci saranno professionisti dal valore umano, politico e anche professionale di grande valore che verranno a dare una mano al sottoscritto, assumendo la responsabilità di alcuni dipartimenti, in modo tale da poter completare da qui a fine anno la squadra di Italia Viva, che sarà la squadra che presenterà a Battipaglia il progetto che noi abbiamo in animo di presentare agli elettori per la prossima campagna elettorale. Allora, grazie ancora ad Enzo Inverso, segretario e coordinatore di Italia Viva Battipaglia. Noi andiamo in pubblicità e subito dopo con noi Brunello Di Cunzolo.